Hey guys, my name is Anastasia and this is my YouTube channel Scent Guide. So in December I had a very nice trip to Rome, Italy, and I managed to conduct 3 interviews and shoot some blog for you with very famous Italian perfumeries. So please don't forget to subscribe, like and comment under this video. Thank you. So to start with, we have a very intriguing, mysterious and let's say avant-garde Italian brand perfumery and the perfumer Filippo Sorcinelli. This interview was conducted in Italian language, but luckily for you guys, I made subtitles in English, so now you can enjoy it. Let's go! Hello, today we are in Italy with Filippo Sorcinelli. Sorry if I pronounce your name wrong, please correct me. Today we will discover some of his latest scents and also talk about his inspiration behind his creations and also how it's all started, what spark you have when you're creating your perfumes, and could you please tell us how it began, when it began, and how did you feel that you really want to become a perfumer? Tutto è iniziato circa 12 anni fa, perché il mio primo lavoro, forse quello più principale, è quello di creare vesti, paramenti sacri per la liturgia cattolica. A completare l'esperienza dei sensi, il tatto, la vista, mancava l'olfatto e quindi ho deciso di creare un profumo che incorniciasse il mio lavoro. Quindi i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, quando aprono la scatola, prima ascoltano il profumo e questo è diventato il punto di partenza con la fragranza Laus, che è ancora oggi il profumo più venduto di tutte le collezioni che ho. Fece il giro del mondo e mi fece conoscere anche il mondo dell'olfatto. E da lì ho scoperto che per me era facile comunicare anche con i profumi, perché il linguaggio dei profumi è identico a quello della musica. Io sono organista e quindi ho scoperto che i termini, le parole per la musica, per il profumo sono uguali. Parliamo di accordi olfattivi, parliamo di note olfattive. Il mobile dove il naso compone le fragranze si chiama organo e quindi per me era molto facile parlare di me anche attraverso questo strumento bellissimo che è l'olfatto. Ok, thank you. I understood something. Hopefully our viewers will have subtitles so you will understand everything as well. So, is it possible, I know this year, 2022, you had a few new releases, I think 3 or even 4 perfumes this year. Maybe you can tell a little bit more about them. Allora, siamo qua, per esempio, in questa collezione principale, diciamo, che così si chiama Unum, che oggi ha 11 fragranze, forse anche 12, perché quella fragranza che vedete qua è stata creata appositamente per la vendita in esclusiva in questo store. Quindi 2 fragranze della linea Unum, anche se ecco questa, ripeto, non è commercializzata in tutto il mondo se non qui. Ecco, Tu es Petrus e Lascia che io pianga. Andiamo forse qui, visto che siamo a Roma, ecco. Ecco. Tu es Petrus, vedete, con questo
tessuto così prezioso, così importante, vuole parlare proprio di San Pietro. A pochi passi da questo store c'è la Basilica di San Pietro e durante la sua festa viene rivestita la statua di San Pietro con esattamente questo tessuto. Yeah, ecco. Esatto, ecco perché ci si ricorda, la prima cosa che ci salta agli occhi è questa. La fragranza invece ricorda i miei anni di studio all'interno del Vaticano, dove ho studiato musica sacra, e ricorda una fragranza commerciale di tanti anni fa, degli anni 90, che tutti i sacerdoti avevano in casa. Questo era il punto di partenza, era una fragranza estremamente, diciamo così, molto potente, a base di cioccolato bianco. Ecco, poi scoprì che in un certo senso il naso che lavora con me era lui che aveva perfezionato questa fragranza, e gli chiesi anche di ricordare non solo questo profumo degli anni 90, ma di parlare anche di me. Ecco, quello che senti è proprio questo dualismo che c'è tra il ricordo della mia permanenza lì dentro e anche, diciamo così, la celebrazione del nostro store a Roma. Does it have any story or servant? Because I can feel some animalic kind of note, just little bit. Qui dentro dell'animale? No. No? No. I don't know what is that. Diciamo che ecco le due basi principali sono da una parte il cioccolato bianco, ma c'è tutta una componente floreale che ti ricorda anche un bellissimo fico, se tu ci pensi. Oh yeah, I get it. It's a floral component that smells a little bit like something animal for me, for my nose. Yeah, sorry. Okay, thank you. La seconda, che in realtà, ecco, questa sì che è commercializzata in tutto il mondo, è questo flacone verde, e si chiama Lascia che io pianga. Anche qui partiamo dalla musica. Vedi che nel flacone il pentagramma piange, scende. È come la musica che compone il nome della fragranza. E partiamo, dicevo, da un'aria musicale del Rinaldo di Handel. Okay. Lascia ch'io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà. Da qui, ecco, volevo parlare di uno stato d'animo. In questa collezione io parlo di tanti di diversi stati d'animo. La noia, per esempio. Yeah, I know this perfume. Et Noir, okay. Con Scusami parlo del perdono. Okay, it's also inspired by some music. Yeah, I can understand some Italian. E invece in questa fragranza parlo proprio, dicevo, di libertà. L'unico modo per descrivere non solo la mia, ma la libertà era quella di voler immaginare una corsa di notte al chiaro di luna. Okay. Moon. Perfetto. Yeah. Al chiaro di luna mentre si piange con in un giardino fiorito. E quindi quello che tu senti è proprio il vento di questa corsa mentre piangi in questo giardino fiorito. Yeah. È anche un vento un po' freddo. It smells like some night flowers for me. La tuberosa. Yeah, tuberosa. Okay. Yeah, I know that in India probably they gather tuberosa at night, or maybe I'm wrong. I'm not a perfumer. Ma è un fiore notturno. Notturno. In realtà, ecco, dentro ci sono tante cose. È un bouquet di fiori molto più elaborato. Chiaramente la tuberosa, quello che senti, è molto più, diciamo così, è più potente ed è quella che in un certo senso incornicia tutta la fragranza. Poi in realtà dentro c'è il gelsomino, c'è il geranio, ci sono tante altre composizioni floreali. Yeah, but it's not a milky tuberose, but more like a greenish. Ed è molto interessante perché a un certo punto, se
se tu lo porti sulla pelle soprattutto, lentamente questo fresco un pochino si addolcisce, diventa dolce, diventa quasi un miele, quasi mieloso, e un po' ti ricorda l'incenso poi alla fine, non adesso ma dopo circa 20 minuti. Okay, probably I will try it on the skin. Maybe. Queste sono le due fragranze della, della collezione 1. Okay. Poi, prego, vieni. Qua, ecco, l'altra scoperta di quest'anno è legata ad una nuova collezione che descrive le collaborazioni con persone o brand, eccetera. Yeah. Ecco, è nato questo primo profumo che descrive un'amicizia tra me e una giornalista americana che si chiama Bianca Della Garza, e che ho conosciuto proprio a Roma un po' di anni fa, prima del Covid, prima della pandemia, perché lei era venuta a Roma a fare un servizio sulla bellezza della città, ma anche sulle cose interessanti da conoscere, e quindi mi ha conosciuto per in occasione dell'altro store, dei paramenti sacri, eccetera. È nata una bellissima amicizia e durante gli anni del Covid, della pandemia, abbiamo deciso di descriverla attraverso questo profumo, attraverso un prodotto. E lei è profondamente credente, come me, è molto spirituale, ma siamo due persone anche esteticamente molto diverse, perché lei è la classica americana, bionda, bellissima, e chiaramente ipercolorata, eccetera, ecco, poi si chiama Bianca, ecco, io sono sempre così vestito di nero, eccetera, e allora volevamo un po' cercare di far capire come due persone che apparentemente sono diverse riescono a legare insieme, ecco, ed è nato Lux Visionaria. Luce visionaria perché ricorda un po' l'idea della spiritualità, di voler cercare di trovare comunque sempre una luce che descrive la nostra vita, anche tra persone, dicevo, molto diverse. Lei, Bianca Della Garza, flacone bianco, che ama molto i colori del prisma. Oh, yeah. Ecco, quindi anche la pellicola, ecco, vedi la pellicola che cambia colore, proprio perché ricorda questa sorta di pensiero colorato che però ti fa pensare verso l'alto. E l'altra cosa che riguarda me, quindi l'incenso, che ne abbiamo sentiti tanti, ecco, nel corso degli anni da me, ecco, questo incenso invece ti porta immediatamente verso l'alto. È un incenso assolutamente etereo. On the fresher side. Sì. But still, it has some incense. Like your style. I can see your style here still. Ed è interessante perché è ricco, è molto ricco e molto colorato, ma al tempo stesso veramente ti porta verso un'altra dimensione, verso l'alto sicuramente. È un incenso molto spirituale. Yeah, I can feel how it's changing. Sì. Allora, tu ecco, conoscerai senz'altro questa collezione che è nata un anno fa più o meno, che si chiama Superfluo, che è dedicata esclusivamente alla cura del corpo, quindi skin care, body cream, eccetera, shower gel, baby, ok. E mancavano le due fragranze, volevo dedicarle a questa collezione proprio due profumi per cercare in un certo modo di avvicinare al mondo della profumeria artistica anche un pubblico giovane. Allora ho deciso di utilizzare sempre gli incensi, ma con due modulazioni diverse, una oggettivamente più seria, legnosa, più maschile, e l'altra leggermente orientata al pubblico femminile perché è un pochino più fruttata. E i nomi delle fragranze derivano
da una preghiera allo Spirito Santo, quindi siamo sempre vicini a questo, al mio mondo. Luce dei cuori è la prima. This is the one on the feminine side or on the masculine? Allora qui per me questa è più vicina al pubblico maschile, secondo me, perché come ti dicevo ha una componente di legnosa, c'è un po' di wood anche dentro, ecco, che la fa forse orientare verso un pubblico maschile. Però tu sai meglio di me che comunque in questo mondo non esiste genere. Quindi ecco, è soltanto un'idea che per cercare di dividere due famiglie, ecco, però ci sono tante sorprese in questo mondo. Per esempio, non so, Rosa Nigra, la rosa, il culto della rosa, è assolutamente, ultimamente è apprezzato molto dal pubblico maschile, non dal pubblico femminile. E quindi non ci sono generi. I can wear this one. Ecco, l'altra, Dolcissimo Sollievo, lo dice proprio il nome, è un incenso molto più addolcito dalla frutta, più cipriato. Okay, it's lighter and more masculine. Sì. Does it supposed to also be combined or not? Si possono mettere. Beh, combinare, beh. Quasi tutti. Because ti piacerebbe forse. Because it's a new trend, I know many perfumers sì, sì, doing sì. This combination. Per esempio, ecco, non in questo caso, ma io personalmente utilizzo loro due insieme. It's your personal favorite. Yeah. Yeah. Thank you. So, thanks. Thank you very much, Filippo. I hope that our viewers will learn more about your new scents and discover something interesting about you personally and about your inspiration and creations. So, thank you. If you like this video, please subscribe to this channel and my social medias.